Buonasera a tutti, io sono Antonio De Rossi del Politecnico di Torino e ringrazio i colleghi, gli organizzatori per avermi chiesto di coordinare questa seconda sessione di questo, io credo, importante appuntamento. È una sessione dedicata all'abitare, ma credo che diventerà immediatamente evidente come l'altro termine immediatamente all'atto del tema, della pratica dell'abitare, sia il tema poi l'oggetto, il tema dei patrimoni. Il tema dei patrimoni di una, io credo, necessaria riconcettualizzazione di una serie di questioni, e abbiamo quattro interventi che colgono questo intreccio tra pratiche dell'abitare e oggetti dei patrimoni da diciamo tutti i punti di vista, come dire, da un punto di vista, come dire, tattico, importanti, perché abbiamo il primo intervento che viene portato dal gruppo dell'Università di Torino di Marianna Filandri e Giovanni Semi, che tocca il tema, leggo le titolazioni delle relazioni proprietà e domanda sociale di casa. Poi abbiamo un tema, io credo, assolutamente importante, perché tocca quella materialità, matericità delle questioni che è stata richiamata più volte negli interventi di Coppola, di Pasqui, nell'introduzione, che è riqualificare il patrimonio abitativo, gli obiettivi energetici e sociali. Relazione presentata da Gabriele Nanni e Edoardo Zanchini di Legambiente, insieme a Silvia Erba e Lorenzo Pagliano del Politecnico di Milano. Una terza relazione che riguarda l'intervento sul patrimonio residenziale privato come strumento di attenuazione delle diseguaglianze, da parte di Laura Daglio e Federico Zanfi del Politecnico di Milano e Antonio Perrone dell'Università di Palermo e Simone Rusci dell'Università di Pisa. E poi l'ultimo intervento sull'edilizia residenziale pubblica, un campo strategico tra case e città, Carlo Cellamare dell'Università La Sapienza di Roma, Francesca Cognetti e Stefano Guidarini del Politecnico di Milano e Elena Marchigiani dell'Università di Trieste. Prima di passare la parola a Giovanni Semi e Marianna Filandri, permettetemi due battute. Allora, a me sembra che questa, come dire, incontro tra le 15 proposte del Forum Diseguaglianze e Diversità e una serie di ricerche portate avanti al Politecnico di Milano, ma in tutto il territorio italiano, sia un'occasione, io credo, molto importante, non solo per uscire certe volte da una rappresentazione in qualche modo astratta, un po' apodittica, di certi modi con cui la ricerca universitaria nel campo dell'architettura e dell'urbanistica ha cercato di rappresentare alcune questioni, alcune istanze, ma anche perché credo che le 15 proposte, e poi mettendo insieme anche il lavoro fatto dalla SNAI, visto che alcuni interpreti sono poi gli stessi, siano una piattaforma importante su cui provare davvero a mettere a punto una serie di questioni molto, molto puntuali e molto concrete. Io, una situazione, questo è un po' un mio pallino su cui torno sempre, mi sembra invece una divaricazione in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, tra determinazione delle politiche economiche e sociali da un lato e, come dire, pratiche fisiche, pratiche territoriali dall'altro lato. Lo stesso documento del Forum Diseguaglianze e Diversità, questa non è una critica, è semplicemente una constatazione, pur lavorando molto sul tema di azioni sociali, economiche, politiche basate sui luoghi, intreccia poche istanze fisiche nel costrutto di queste proposte. Quindi io credo che questo incontro di oggi e di domani sia importante proprio per mettere alla prova, come dire, questi due lati da cui guardare, come dire, la questione. Mi sembra che molte volte, ora necessariamente dirò le cose in modo molto schematico, ma le politiche di natura economica e sociale pensino, come dire, la trasformazione fisica, l'azione sui territori, come una sorta di derivato, di traduzione di istanze sviluppate da dentro le questioni sociali
economiche, mentre mi sembra evidente che non solo in termini di localizzazione, quindi le sei Italie elaborate da Arturo Lanzani, da Federico Zanfi, da Curci, pongano un problema di diversità dell'Italia, ma come verrà fuori anche nelle quattro relazioni che abbiamo davanti, c'è un problema appunto di matricità, di tipologie, come dire, del patrimonio legato all'abitare, che pone delle questioni molto puntuali. A me pare che le pratiche di rigenerazione, che in maniera molto frammentaria stanno attraversando questo paese, che sono una miriade, un pulviscolo, ci insegnano proprio che pratiche sociali di ricostruzione di economie non possono essere fatte indipendentemente dal farsi di un progetto e di un'idea sui patrimoni, perché proprio le pratiche di rigenerazione molte volte muovono proprio dalla tipologia della matricità di questi oggetti per costruire la stessa pratica di rigenerazione. E qui mi sembra che ci sia da ricostruire un possibile sapere, che è una questione importante. Una questione importante perché i patrimoni, e questo mi sembra un primo punto importante da portare anche poi domani al tavolo col ministro Provenzano, con Fabrizio Barca, sono occasioni per fare delle politiche, e quindi non solo le politiche sociali e economiche, ma i patrimoni stessi. C'è un tema di integrazione di politiche tra di loro, tra politiche di natura abitativa e altre politiche trattate nelle altre sessioni. E c'è, io credo, un tema di riconcettualizzazione dei patrimoni, dei modi di come noi li intendiamo, dopo una lunga fase storica in questo paese, durata grosso modo 30 anni, che ha visto nella patrimonializzazione una delle questioni, come dire, centrali in cui si sono mosse tutta una serie di dinamiche relativamente appunto allo stock edilizio, ai patrimoni, alle pratiche dell'abitare. E qui io credo che una questione di capacità di leggere non solo, come usiamo dire tra architetti e urbanisti, le nuove forme dell'abitare, ma di attraversare una questione di immaginari sia una delle questioni assolutamente centrali che dobbiamo riuscire a tenere d'occhio, insieme a una nuova ottica in qualche modo produttiva sui temi dei patrimoni. Il caso più evidente, lo vedremo dopo, sull'edilizia residenziale pubblica, ma sui tanti patrimoni collettivi e pubblici che abbiamo all'interno di questo paese e di cui molte volte non si conosce né la loro quantità, la loro come dire, consistenza materiale, di cui non si conosce come dire, le modalità di gestione e su cui ci sono moltissime azioni da fare. Passo la parola a Marianna Filandri e Giovanni Semi, proprietà e domanda sociale di Casa. Ricordo che appunto loro due, insieme a un'altra autrice, hanno appena pubblicato un importante libro dal Mulino che si chiama Casa Dolce Casa, che pone proprio il problema della proprietà casa come uno dei temi centrali delle ovviamente grandi trasformazioni che stanno avvenendo intorno a questo tema, come una delle questioni oggi assolutamente centrali. Grazie mille anche Antonio del lancio pubblicitario, avremmo voluto farlo noi, ma è molto meglio se ed è molto più fine in effetti se viene fatto da una voce autorevole come la sua. Grazie poi, ma insomma ancora prima, agli amici e colleghi del DASTU e agli amici e colleghi del Forum Disuguaglianze e Diversità per questo invito del quale siamo molto onorati. Noi abbiamo cerchiamo oggi di interpretare, diciamo, dal punto di vista di due sociologi, un sociologo urbano e una sociologa economica, che tipo di analisi e di riflessioni possiamo fare sul nesso tra l'abitare italiano e un abitare italiano che si traduce in realtà in una grandissima disponibilità di case e di alloggi, come sapete molto bene, e il tema però dei risultati, delle disuguaglianze. In particolare, una domanda classica a cui cerchiamo di dare un pochino una risposta è: tutte queste case di cui gli italiani sono in larga misura proprietari
questo è stato evocato anche nella sessione che ci ha preceduto, è un fattore che sostiene le famiglie italiane, aiuta le famiglie italiane, riduce le disuguaglianze, amplifica le disuguaglianze. Allora, in qualche maniera cercheremo di rispondere a questi, a una parte di questi interrogativi. Anche noi, come nella sessione precedente, vi sottoporremo a una cura da cavallo di mappe, di cartografia di varia foggia, e cercheremo poi però, forse uno scatto in più, ma di nuovo è una cosa forse un po' da sociologi, di integrare queste mappe insieme in un modello, ma queste cose che sono più interessanti e più belle ve le racconterà meglio Marianna. In generale, come voi sapete, noi abbiamo a che fare con un territorio italiano in cui le tipologie abitative agiscono all'interno di territori che sono anche degli spazi economici, che sono anche degli spazi sociali, che hanno delle loro tipicità molto chiare e in particolare che intercettano anche dei punti di vista molto differenti. Per cui, come dire, se in questi due giorni noi ci stiamo orientando molto anche al suggerire politiche, a riflettere in termini di politiche future, dopodiché questa molteplicità di sguardi genera anche una narrazione, una forte produzione di dibattito a livello italiano su cosa è meglio possedere, cosa non è meglio possedere, dove è meglio abitare, dove è meglio non abitare. E è una, come dire, una cartografia che vedremo tra poco, che ora potremmo anche rappresentare in una polarizzazione molto nota tra territori che hanno ancora adesso molto valore, o addirittura che stanno acquisendo, stanno riacquisendo nuovo valore. Di nuovo, anche questa nella sessione precedente, il tema, beh, insomma, visto che siamo a Milano, ma il tema Milano, è la grande Milano, il modello Milano sta aleggiando da tutte le parti, in zone che continuano a crescere in, secondo diverse dimensioni, e zone invece che continuano a perdere terreno. Allora, se noi li guardiamo in un continuum polare tra zone degradate, zone di valore, oppure zone di valorizzate, oppure zone che sono soggette a fenomeni di degradazione, in realtà ci perdiamo, ed è un tema che ci interesserebbe appunto vedere un pochino con voi, uno spazio intermedio che è molto ampio, che è una normalità statistica, che ha un'eterogeneità in realtà di zone molto, molto ampie, quindi anche un'eterogeneità di usi molto ampie e quindi anche di valori molto ampi. Quindi quali e quante dimensioni è il caso analizzare, prendere in considerazione quando riflettiamo sul nesso tra abitare, casa e in particolare il tema delle disuguaglianze sociali? Allora, il titolo di godimento dell'abitazione tradizionalmente l'abbiamo sempre pensato come una delle variabili più importanti o decisive, e sicuramente in una fase, diciamo, post-bellica è stata una delle variabili, almeno una delle due variabili decisive per quanto riguarda la protezione delle famiglie italiane anche in termini di benessere e di sviluppo. Di sicuro un paese come il nostro, è stato già ripetuto, che ormai veleggia su un 80% di italiani, insomma tra il 75-80% di italiani che sono proprietari dell'abitazione in cui risiedono, chiaramente questo rende molto più complicata l'analisi in realtà su questo tipo di godimento. In particolare ci chiedono sostanzialmente di aggiungere altre dimensioni a quella semplice del godimento dell'abitazione. Ovviamente noi abbiamo ancora ampi problemi di povertà ed esclusione nel nostro paese, e quindi abbiamo necessità di introdurre in un modello un pochino più elaborato anche gli indicatori relativi che tengano appunto in considerazione povertà ed esclusione. E in particolare, di nuovo, questo tema è stato fortunatamente ricordato molto bene da Angela Barbanente in conclusione della prima sessione. Abbiamo anche un problema di dati, di territorializzazione di dati, di accessibilità di dati, ma insomma adesso noi agiremo in realtà sui dati comunali, però con la consapevolezza in realtà che avremo bisogno anche noi di grane molto più fini per poter fare delle elaborazioni più interessanti. Tutto questo per dire che adesso vedremo una carrellata interessante di rappresentazioni di livelli di disuguaglianza, tagliati però su singoli indicatori, che però come dire, ci ricostruiscono, ci danno un'immagine italiana cartografica basata su tante Italie. Allora, sono state già indicate in precedenza, ci sono tante Italie che si sovrappongono, noi cerchiamo di ripercorrere alcune che ci sembrano più rilevanti per poi arrivare forse a una proposta interessante, sicuramente provocatoria, che forse è di stare sui territori ma di uscire anche un po' dai territori. Però visto che adesso le cose si fanno più interessanti e più ricche, passo la parola subito alla collega Filandri.
Grazie, allora non ripeto cosa ha già detto Giovanni a nome di entrambi e passo subito alla presentazione dei dati. Allora, innanzitutto due note metodologiche. La prima è: tutti i dati che vi presentiamo sono dati di fonte amministrativa, quindi non ci sono sostanzialmente delle stime, quindi sono la distribuzione nella popolazione di questi indicatori. Partiamo da il titolo di godimento dell'abitazione, la caratteristica che più di ogni altro rappresenta quella che è la condizione abitativa, la questione abitativa nel nostro paese. Qui vedete due mappe, sono gli stessi identici dati. Nella prima mappa abbiamo costruito sei classi, la prima da 0 a 50%, il 50% di proprietari di casa, quindi o meno del 50% di proprietari di casa è il blu, poi l'azzurro 50-60, 60-70 e 70-80. Ecco, quali classi facciamo? Quante ne prendiamo? 5, 6, 7, 8, le classi le facciamo da 10, da 5. Qualunque scelta facciamo è arbitraria, quindi per evitare di incorrere in quella che è la prima critica nell'analisi dei dati, abbiamo deciso di utilizzare i decili della distribuzione. Quindi abbiamo preso la distribuzione, statisticamente l'abbiamo divisa in 10 gruppi omogenei per numerosità e abbiamo rappresentato di tutti gli indicatori che vedrete adesso la distribuzione. Quindi lo stesso dato in classi da 10 omogenee lo vedete nella cartina molto più colorata. In questo caso che cosa vedete? Vedete comunque che il titolo di godimento dell'abitazione è molto diffuso ovunque in tutte le regioni italiane, in particolare nelle regioni del nord-est e della Sardegna, ma sono comunque dei livelli elevatissimi, non ci sono situazioni, territori dove questo fenomeno non è molto molto diffuso. E questo ci dice quindi anche che il titolo di godimento non è in grado di darci delle indicazioni su quelli che sono i divari territoriali, per rimanere sul titolo della giornata di oggi. Introduciamo allora un'altra dimensione della questione abitativa particolarmente rilevante, che è quella del disagio. Qui ne vedete due, la prima che interessa molto sociologi, ma non solo, che è la prima cartina che vedete, le famiglie in condizioni di sovraffollamento. Perché? Perché a noi non interessa la questione della casa in sé, ma che la casa sia adeguata per la famiglia che ci vive, per il benessere della famiglia. La seconda invece cartina che vedete rappresenta gli edifici in pessime condizioni. Vedete che queste due cartine cominciano già a definire dei territori leggermente diversi, dei tagli non sempre così evidenti. In particolare quella sul sovraffollamento vi fa vedere un leggero svantaggio, le zone rosse, verso l'area romana centrale, ma anche un po' del sud Italia. Per gli edifici in pessimo stato la distinzione è molto più contenuta. Andiamo allora a chiederci se c'è un problema di abitazioni, ma lo sappiamo già, no, perché se andiamo a vedere quelle che sono le case vuote, quindi il tasso di inutilizzo delle abitazioni, quindi case che non sono abitate sostanzialmente da residenti, vediamo quella che è un po' già stata ampiamente discussa nella sessione che ci precede, una frattura, una separazione se vogliamo dell'Italia ancora diversa, che fa vedere appunto alcune aree periferiche, poi le aree interne particolarmente caratterizzate da un certo grado di svuotamento, di sfollamento, che non è solo legato all'abitare, ma è legato ad esempio anche alla popolazione. Infatti di fianco alla mappa delle case vuote abbiamo proposto la mappa degli anziani soli, il tasso di incidenza degli anziani soli nella popolazione. Vedete che le due mappe sono molto molto simili in questa distribuzione. Tuttavia vogliamo cercare di ragionare su quelle che sono le disuguaglianze sociali ed economiche. Non potevamo non considerare quelli che sono i due indicatori principali della situazione economica della popolazione, che sono la disoccupazione e il disagio economico. Ecco, in questo caso l'Italia che noi troviamo è un'Italia nettamente divisa in due, e quindi non ci sono altre fratture che spiegano tanto questo divario. Sì, potete vedere, visto che ci interessa che siamo torinesi, quest'area di Torino un pochino più depressa, ma niente a che vedere con il rosso fuoco del sud Italia. Questo sia per il tasso di disoccupazione, che è la prima mappa che vedete qua, che per il disagio economico, che è la seconda mappa che vedete qua. Andiamo allora a vedere quali sono ancora, sempre dal punto di vista economico, quelli che sono i redditi medi. Qui introduciamo nella prima cartina che vedete i redditi medi imponibili e vedete che sostanzialmente ritroviamo la stessa frattura, ma se guardiamo con attenzione per la zona di nord e centro Italia, con una distinzione tra le aree metropolitane e non.
in cui vediamo appunto l'area milanese, ma anche l'area romana, alcuni comuni del centro Italia. Se invece prendete la seconda mappa rappresenta quelli che sono i redditi da fabbricati medi. Sono ovviamente un indicatore molto sporco, non abbiamo trovato niente di meglio a livello amministrativo. Sono sostanzialmente gli affitti di tutto, quindi non è solo l'affitto della seconda o della terza casa, ma sono gli affitti. Ecco, guardate che c'è ancora un'altra Italia, c'è ancora un'altra geografia, quella delle aree litoranee. Vedete, oltre sempre quest'area del nord-est, ma c'è anche tutta l'area delle coste. Ecco, allora, se usiamo un altro indicatore, vediamo ancora un'altra separazione territoriale. Usiamo ancora infine l'indice di Gini e il tasso di istruzione e vediamo di nuovo tornare, come dire, degli scenari complessi, eterogenei. E allora la domanda è, bene, su quale divario ci concentriamo? Quali sono quelle indicazioni, come dire, che possiamo fornire di policy, ma dobbiamo pensare a delle politiche per l'area interna o delle politiche per il sud o politiche per le aree non metropolitane? Che cosa utilizziamo? Perché a seconda dell'indicatore che utilizziamo supportiamo un certo intervento piuttosto che un altro. Ecco, noi ci siamo detti, proviamo a metterli un po' in relazione e quindi vi proponiamo un po' un esercizio di analisi dei dati in cui diciamo: per noi la cosa più importante è quella di intervenire su quella che è la deprivazione economica. Perché? Perché la deprivazione economica ha a che fare direttamente col benessere di individui e famiglie. Le famiglie in deprivazione economica sono a rischio di povertà, a rischio di esclusione, a rischio di ammalarsi e molti altri problemi sociali. Allora, come facciamo a intervenire sulla deprivazione economica? Quali indicatori facciamo riferimento e di conseguenza a quali divari territoriali poi ricorriamo? Ecco, in questo grafico voi vedete come cambia la probabilità di soffrire di deprivazione economica in base agli indicatori considerati, ogni indicatore considerato tenendo conto anche degli altri simultaneamente, quindi in media. Qui vedete lo 0 sull'asse delle x, quindi sopra lo 0 la probabilità aumenta, sotto lo 0 la probabilità diminuisce. Quello che vedete è che sostanzialmente ci sono due indicatori che fanno aumentare molto la probabilità di soffrire di deprivazione economica, che sono le famiglie in condizioni di sovraffollamento e il tasso di disoccupazione. Quindi questi sono i due indicatori che più di altri sono in grado di dirci che, come dire, la probabilità di soffrire di deprivazione economica è molto elevato. Questa scala, vedete, va da 0 a 0.3, che nel range del nostro indicatore, la nostra variabile dipendente, cambia radicalmente se noi introduciamo in questo semplice esercizio l'indice di Gini. L'indice di Gini è l'indicatore più comune e diffuso per misurare le disuguaglianze economiche, quindi la distribuzione dei redditi all'interno di un certo territorio, in questo caso il territorio comunale. Quando voi vedete, introducete l'indice di Gini, che è l'ultima variabile, gli altri indicatori scompaiono e vedete che tutto ha a che fare con la disuguaglianza, in maniera molto molto forte, molto marcata. Che cosa possiamo concludere quindi da questa cosa? Possiamo concludere che per intervenire su quello che è il benessere delle famiglie dobbiamo intervenire su quella che è la distribuzione dei redditi, la distribuzione della disuguaglianza sostanzialmente economica. E quindi per cercare di dare un po' risposta a quello che era il nostro mandato, quindi quello di fornire alcune indicazioni di policy come dire, che potessero portare quantomeno a ragionare per tenere conto di tutta questa complessità territoriale, ma anche sociale e economica, quello che vorremmo dire è innanzitutto di superare, come dire, la bipolarità proprietà-vantaggio e affitto-svantaggio. Perché? Perché diciamo questa cosa? Perché tutte le politiche fino ad oggi si sono fortemente concentrate sull'incentivo alla proprietà. Abbiamo, come dire, le prime politiche dell'inizio del secolo, ma fino ancora adesso, come dire, la scomparsa della tassa sulla prima casa porta a sostenere pienamente la proprietà a discapito di qualsiasi altra politica. Inoltre, non è pensabile di proporre una sola separazione territoriale che sia, come dire, in grado di rispondere a quella che è la complessità delle geografie, quindi economiche, sociali e abitative. Bisogna sempre avere tenere conto della complessità, avere più indicatori, più dimensioni, e non è scontato, perché per problemi complessi non ci sono risposte semplici, non c'è un indicatore magico che dia la risposta su tutto.
E soprattutto quello che noi invece sottolineiamo molto forte è intervenire pesantemente sulla disuguaglianza. Questo può essere fatto in due modi sostanzialmente, può essere fatto in ottica pre-redistributiva e poi o in ottica post-distributiva. In ottica pre-redistributiva si dice fino a un certo livello non si può accumulare, o comunque ci sono dei limiti massimi entro cui si può guadagnare, e poi da lì in avanti è una corsa, i migliori vincono e guadagnano di più e sono più contenti. L'altro livello invece è quello ex post, quindi siamo, come dire, sul mercato, abbiamo tutti corso, alcuni però hanno goduto, se vogliamo, di vantaggi motivati o comunque hanno goduto di vantaggi, e quindi noi interveniamo riducendo questi divari come? Con una tassazione, introducendo una tassazione più pesante che porti a una ridistribuzione. Una tassazione che evidentemente non può limitarsi a una tassazione dei redditi, ma che deve riguardare i patrimoni. Quali patrimoni? Le seconde case, le terze case, le quarte case. Noi abbiamo stimato che oggi in Italia il 18% delle famiglie italiane possiede più di un immobile. Un immobile che sostanzialmente è pochissimo tassato e addirittura non è tassato qualora, come dire, sia affittato a un ascendente o un discendente secondo la normativa italiana. Quindi quello che noi diciamo, benissimo, se vogliamo intervenire efficacemente su queste geografie, uno dei modi per farlo è proprio quello di intervenire attraverso questo mezzo. Mi taccio e lascio il dibattito alla discussione, mi riprendo lo spot, ma solo per giustificarmi sul fatto che sono andata un po' veloce, un po' netta su alcune conclusioni, ma nel libro è spiegato tutto in maniera molto più articolata e complessa. Grazie. Grazie Marianna, grazie Giovanni, 17 minuti e 33 secondi, meglio di un gruppo punk hardcore. E io credo che due importanti sottolineature che hanno fatto ovviamente sul tema delle politiche e sul non mettere tanto al centro la questione della proprietà e della non proprietà come elemento poi saliente rispetto ad alcune politiche, e poi tutto il tema della possibile tassazione redistributiva, siano due questioni centrali che riporteremo domani nella sessione conclusiva. Ora passo la parola a Edoardo Zanchini e Lorenzo Pagliano, che toccano appunto il tema della riqualificazione non solo energetica ma anche sociale del patrimonio. Io devo dire che leggendo il loro ampio abstract, davvero molto interessante, ho colto tutta una serie di questioni che fanno di questo tema, al di là del tema, come dire, in qualche parte un po' nuovo della povertà energetica, di una serie di elementi, di quanto questo sia un tema molto probabilmente sul tema dei patrimoni tra i più importanti in un'ottica di ridistribuzione e di diminuzione delle diseguaglianze, ma che richiede però delle politiche indubbiamente molto puntuali e molto forti su questo tema. E quindi credo che questo sia un tema davvero rilevante tra le diverse relazioni che abbiamo in questi giorni. Buonasera, io sono Edoardo Zanchini e insieme a Gabriele Nanni, sempre di Legambiente, Silvia Erba, Lorenzo Pagliano e Andrea Sangalli ci siamo occupati di questo tema della riqualificazione del patrimonio edilizio con obiettivi energetici e sociali, che è un tema in questo momento di grande attualità perché al centro anche delle politiche europee, si parla di questo tema anche nel Green Deal presentato qualche settimana fa dalla nuova Presidente della Commissione Europea von der Leyen, e al centro di tante politiche si sono, insomma, avvicinati in questi anni. Ancora in questi giorni c'è l'ennesimo recepimento di una direttiva su questi temi nel Parlamento italiano e sarà una delle politiche centrali dei prossimi anni. Allora, noi abbiamo provato a guardare a questo tema in un'ottica particolare, che è quella appunto delle disuguaglianze, di come attraverso politiche di riqualificazione del patrimonio edilizio si possa in qualche modo affrontare anche il tema delle disuguaglianze, di questo grande tema della povertà energetica, che è un tema appunto che ha grandi differenze all'interno non solo dell'Italia ma all'interno dell'Europa, perché ovviamente dipende dai climi, dipende dalle situazioni sociali, dipende dal tipo di edifici. Insomma, ci vogliono analisi specifiche anche per approfondire una grande questione sociale ed economica. Perché è importante occuparsi di questo tema dal punto di vista ambientale ma anche sociale? Dal punto di vista ambientale è un po' scontato, in particolare nel nostro paese, dagli edifici
edifici, dall'insieme di edifici, non è solo il residenziale, ma l'insieme all'edilizia, viene un pezzo importante delle emissioni di gas serra, dei consumi energetici, ma poi c'è anche un tema di bollette energetiche, cioè di quanto spende una famiglia in particolare per riscaldarsi e nel futuro sarà anche per raffrescarsi sempre di più, perché questa è la principale voce di spesa della bolletta delle famiglie. Se leggete i giornali, insomma, tutta l'attenzione è sempre sulla bolletta elettrica, si guarda sempre a quello, poi insomma un po' di polemica anche sugli incentivi al fotovoltaico eccetera. In realtà la vera spesa delle famiglie è quella per il riscaldamento delle case, che può pesare moltissimo, tant'è che ci sono circa 2 milioni di famiglie in Italia che hanno difficoltà a pagare la bolletta energetica. E allora perché bisogna guardare a questi temi? Perché poi in particolare questi problemi si evidenziano in quel luogo particolare, sociale anche, che è il condominio, dove vivono circa 14 milioni di famiglie in Italia e dove questi problemi sono più evidenti, anche con grandi differenze all'interno del paese e all'interno delle stesse città. In questi anni ci sono stati molti processi di riqualificazione del patrimonio edilizio. Il nostro paese ha speso moltissimo per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio. Se uno va a sommare la spesa per la riqualificazione del patrimonio edilizio dal 1998 ad oggi, per quelli che sono i semplici recuperi edilizio, cioè quando fai in casa ristrutturazione, insomma, vediamo che il numero di domande e la spesa complessiva accumulata è veramente importante. Poi nel 2007-2008 abbiamo cominciato a incentivare anche gli interventi di efficienza energetica. Dove sono i problemi? Che questi interventi sono stati fondamentali in particolare per la lotta al lavoro nero e per un ritorno di attenzione al tema della manutenzione, della messa in sicurezza, insomma, del patrimonio edilizio. Non avevano mai un obiettivo energetico. Perfino ora che hai questi obiettivi di riqualificazione energetica, questi incentivi vanno in particolare alle tecnologie. Senza particolare attenzione, te puoi cambiare una finestra, puoi cambiare una pompa di calore, puoi andare a gas, ma il risparmio per la famiglia in realtà non si quantifica, non è calcolato, è un incentivo verso queste tecnologie, importante perché è lotta al lavoro nero. Dove sono i problemi? Primo tema appunto che torna nelle cartine, nelle mappe, abbiamo visto tutto il pomeriggio, in particolare ha funzionato al centro-nord, al centro-sud il nero vince comunque, cioè il numero di interventi è molto più basso. E poi c'è questo problema che incentiva le singole tecnologie e non obiettivi di riduzione dei consumi e quindi non è quello che serve per dare una risposta ai problemi anche delle famiglie e farle risparmiare, oltre che da un punto di vista ambientale ed energetico, perché poi l'obiettivo dovrebbe essere quello. Perché bisogna guardare con attenzione a questi nuovi strumenti di incentivo che sono gli ecobonus e gli smabonus? Noi in particolare come Legambiente abbiamo lavorato moltissimo perché si passasse a questo tipo di ottica. Siamo riusciti, quando al governo, al Ministero delle Infrastrutture c'era il Ministro Del Rio, a far entrare questo cambiamento che passava ai condomini, perché tu riesci a ragionare dell'intero involucro edilizio. In più riesci a parlare anche delle famiglie a basso reddito, perché le famiglie a basso reddito in Italia vivono soprattutto nei condomini, a parte alcune situazioni in alcune aree del paese. E allora è importante ragionare di incentivi ai condomini, in particolare mettendo assieme le due grandi questioni del nostro paese, appunto il tema energetico e il tema sismico, del degrado statico, sismico di molti edifici del nostro paese e della pericolosità. Allora riuscire a mettere insieme questi due incentivi è stato molto importante. Dove sta il problema però? Che malgrado l'incentivo sia il più generoso al mondo, non esiste nessun paese che ti dà fino all'85% di incentivo, non funziona. E allora bisogna andare, il ragionamento che abbiamo cercato di fare è di capire come l'ecobonus poteva diventare uno strumento per ridurre, per spingere le politiche di riqualificazione, ma spingere anche un'ottica energetica e anche sociale. E quindi abbiamo cominciato ad analizzare quelli che sono i risultati, inadeguati da un punto di vista degli interventi che vanno avanti. Credo che in tutta Italia non si arrivi a 100 condomini in cui si sta lavorando in questo momento, malgrado tante cose che si dicono, anche perché appunto poi siamo un paese sempre che si contraddice in continuazione, per cui è stato approvato in questa legge di bilancio un incentivo addirittura del 90% per le sole facciate senza obiettivi energetici, per cui il messaggio di tutti i condomini è: no, sbrigatevi che quest'anno c'è questo invece di quello energetico, per cui siamo da questo punto di vista del tutto inadeguati. In più, da un punto di vista energetico, poi spiegherà meglio di me Lorenzo Pagliano, perché io arrivo a 10 minuti, poi mi fermo e passo la parola a Lorenzo, l'obiettivo è demenziale, cioè noi diamo il 75% di detrazione fiscale, arriviamo all'85% ed è stata introdotta anche la cessione del credito, che è molto importante per aiutare gli incapienti, a fronte di un salto di classe energetica di minimo due classi. Siccome la maggior parte degli edifici in Italia è di classe G, si può arrivare alla classe E e riceve un incentivo che è del 75%, con tutti i meccanismi, poi ci sono di cessione eccetera,
quello che sta succedendo è una sovraffatturazione, utility che ci lavorano, ma il rischio è che poi per la famiglia e da un punto di vista energetico il risparmio sia minimo, cioè sia ridicolo a fronte di questo. E allora qui c'è il primo problema. Poi ci sono dei problemi anche nei difetti del meccanismo delle trazioni, che rischiano di ripetere gli errori delle trazioni per la riqualificazione delle case, perché rischiano di premiare il centro-nord, i quartieri ricchi e senza una strategia urbana e sociale. Poi c'è un grande problema che con i legamenti denunciamo da anni, che è l'assenza di controlli. Nel nostro paese c'è un sistema di controlli rispetto alle certificazioni che è ridicolo, insomma minimo il 2%, in alcune regioni non si sa neanche chi deve fare questo controllo, per cui è del tutto inadeguato, anche perché tu a fronte di così tanta spesa pubblica devi anche controllare che gli interventi raggiungano davvero un risultato. E poi, e questo è un grande problema, noi dobbiamo analizzare a fondo lo stato di salute del patrimonio edilizio. Prima con Lorenzo Pagliano ragionavamo di quei dati Istat sullo stato di degrado del patrimonio edilizio e ci chiedevamo come l'Istat avesse tirato fuori per esempio gli edifici in degrado, perché il censimento Istat è fatto in un certo modo, mentre tu per sapere lo stato di degrado dell'edificio in realtà devi fare un altro tipo di analisi e poi devi andare anche a verificare se nel frattempo tutti questi soldi che abbiamo speso dal 98 oggi sono andati a quegli edifici e quindi se c'è stato un passo in avanti. E qui c'è un problema, perché per investire bene le risorse devi sapere qual è lo stato di salute del patrimonio edilizio. Vado veloce, quali sono le sfide per i prossimi anni? Dare certezza a questi incentivi, cioè come fanno gli altri paesi europei, cioè quindi hanno una prospettiva fino al 2025 e poi chiedere che si facciano delle vere riduzioni. Tu devi fissare una riduzione minima almeno del 50% dei consumi energetici se vuoi dare quel tipo di quella quantità di soldi, e affrontare appunto tutti i limiti che oggi ci sono di regia e di controllo. Però ci sono anche due questioni, perché a fronte di questi incentivi tu devi poi creare una prospettiva di, insomma, un salto di qualità sociale e di condivisione nei territori di questa prospettiva. E quindi quello che bisogna passare è a dei programmi comunali di riqualificazione energetica, dove rendere possibili interventi che intervengano in quartieri, nelle aree più degradate, con una regia comunale che permette anche appunto di affrontare un'altra grande questione, che è quella dell'adattamento climatico. E poi promuovere dei programmi sperimentali nelle aree di edilizia residenziale pubblica, perché oggi a fronte di quegli incentivi in realtà non è che nell'edilizia residenziale pubblica si stia facendo molto, ci sta qualche buon cantiere, qualche buon ATER in giro per l'Italia che sta facendo qualche cosa, ma non è assolutamente all'altezza della sfida. C'era una, mi è saltata una cartina in questa, una cartina che vi volevo far vedere e che è saltata, è una cartina di Milano, in cui abbiamo fatto un'analisi come Legambiente insieme a Egeos, che è una società di Leonardo che si occupa di telerilevamento satellitare, che quindi delle isole di calore della città, abbiamo messo assieme questa mappa di Milano con la mappa dell'età delle persone, dello stato e dei problemi economici delle famiglie. Se tu incroci queste due mappe sai già esattamente quali saranno i quartieri a Milano che la prossima estate avranno i maggiori morti per le ondate di calore, perché è provato che ci sta una diretta relazione tra come è fatto il quartiere in termini di ondate di calore, la ricchezza delle persone, quindi la possibilità di avere un condizionatore, l'età delle famiglie, l'età delle persone. Ormai sono delle statistiche, quindi siamo arrivati ai 10 minuti, sono delle statistiche americane che fanno vedere come il numero di morti per le ondate di calore negli Stati Uniti è in leggero calo, quindi c'è stato un miglioramento. Se vai a entrare dentro quei dati, nei quartieri trovi che nei quartieri ricchi c'è stato un crollo per l'aria condizionata che ha permesso alle famiglie che hanno appunto degli anziani, problemi, persone con problemi cardiopatici, eccetera, di risolverli. Nei quartieri di ghetti, eccetera, il tasso è in salita perché aumenta il numero di notti, ondate di calore, quindi con quelle difficoltà, e non c'è nessuna politica. Noi dobbiamo ragionare di come affrontare questi problemi alla scala del quartiere, alla scala dell'edificio, perché ti può aiutare moltissimo avere un edificio ben coibentato, e poi però anche un'analisi sociale, cioè capire dove intervenire anche con politiche di tipo sociale oltre che edilizio e di riqualificazione. Mi fermo qui e passo la parola a Lorenzo Pagliano. Vediamo se io riesco. Ok. Quindi la seconda parte provo ad approfondire tecnologicamente cosa si può fare. Do un'idea, quindi buon involucro, e per buon involucro intendiamo veramente buono, standard passive house, casa clima gold, poi vediamo, può avere quei vantaggi sanitari e sociali di cui parlava Edoardo prima, in particolare per quanto riguarda la situazione estiva. La domanda è: si può fare questo livello nell'edilizia popolare?
abbiamo una risposta, ma perché non si fa, e poi magari come costruire le condizioni per farlo alla scala necessaria. Quindi due slide di contesto. Questo è l'uso finale di energia a livello pianeta nelle varie con le varie fonti di energia, quindi carbone, petrolio, gas, e come vedete negli ultimi 17 anni il fossile è cresciuto, in particolare il gas. Anche le rinnovabili sono cresciute con una dinamica di crescita molto elevata, ma le due cose sono molto lontane. La conclusione per ora è che la crescita continua del consumo di energia sorpassa largamente la velocità di crescita delle rinnovabili, quindi non stiamo sostituendo fossile con rinnovabili, stiamo aggiungendo fossile e aggiungendo un po' di rinnovabili. Convergere verso zero emissioni al 2050 senza il carbon sequestration, che è del tutto ipotetica, richiede, secondo questo scenario che vedete più sotto, una riduzione dell'uso finale di energia a livello mondo del 40% rispetto a oggi, e tenuto conto che, non so, l'Africa raddoppia di popolazione nei prossimi 30 anni, per dire un dato, ovviamente chi deve ridurre dell'80% siamo noi. Quindi ovviamente non un solo kilowattora prezioso da rinnovabili può essere utilizzato in modo inefficiente o può essere sequestrato per i prossimi 50 anni in usi come quelli di una ristrutturazione leggera. Rifare una facciata e bloccare quindi quell'edificio per i prossimi 50 anni in uno stato di alto consumo non è razionale. IPCC ha un capitolo che spiega che cosa succederà nelle due ipotesi, e lo stesso probabilmente per avere un numero enorme di veicoli individuali sovradimensionati, di qualsiasi sia il motore che li anima. Sulla questione ecco qua, vabbè, è partito un pezzo che era a destra, sulla questione che ha già citato Edoardo, dell'impatto del cambio climatico sulla salute, e in particolare sulla salute delle fasce più deboli della popolazione, c'è una letteratura purtroppo ampia, documentata. C'è questo articolo di Santamuris che consiglio di leggere, che fa una rassegna e che ci spiega quanto succeda in tutto il mondo quello che Edoardo prima raccontava. Ma un buon involucro, quel buon involucro, può portare buona qualità dell'aria indoor, può proteggere dal riscaldamento globale le famiglie, se è un buon involucro, e vediamo che cosa intendiamo. Un isolamento a cappotto, una ristrutturazione che fa l'isolamento esterno completo, tetto, piloti, che tratta in modo dettagliatissimo i ponti termici, qui vedete quelle zone in blu, sono tutti dettagli che creano continuità nell'involucro isolante, incluso, non so, la soglia di pietra della finestra è tagliata in due da un isolante, per ridurre il ponte termico dovuto alla pietra della finestra, e così via. Però poi ci sono queste cose per l'estate, che spesso non ci sono nella nostra progettazione nei retrofit, che sono delle cose banalissime, ma che sono non le tapparelle, ma delle protezioni solari regolabili che mi permettono di avere luce ma di non avere guadagno solare, le protezioni anti-insetti che mi permettono di aprire di notte e ventilare quando l'aria è fresca, e in alcune notti sta diventando problematico, ma il problema sta diventando quello delle stagioni di spalla, diciamo, la primavera e l'autunno diventano calde, quindi in ogni caso abbiamo dei problemi di raffrescamento che possiamo curare con la ventilazione notturna entro certi limiti. Parlerò poi di dove abbiamo fatto questo, ma insomma i ponti termici sono ai balconi, qui dove non c'è spazio abbiamo messo dell'aerogel, cioè dell'isolante a bassissima conduttività, è un po' più caro ma solo in alcune zone. Recupero di calore sull'aria di ventilazione, quindi ventilazione meccanica con recupero di calore. Totale di queste cose, ridurre del 90% l'uso di energia per riscaldamento e
consentire il raffrescamento anche senza impianti, che è la soluzione in moltissimi degli... Quindi questa cosa qua sembrerebbe magnifica, la stiamo facendo, ma la stiamo facendo dove? Qui sono partite un sacco di cose dell'animazione, va bene. Qui c'era una domanda che diceva: si può fare anche nell'edilizia popolare? E la risposta è: probabilmente si deve fare, perché nell'edilizia popolare abbiamo situazioni di degrado interno, con muffe, con temperature non adeguate, eccetera, eccetera, che hanno un impatto sulla salute delle. Si può fare, lo stiamo facendo. Il Comune di Milano, nell'edilizia residenziale pubblica, ha questo intervento che ha tutti questi elementi che vi raccontavo prima, in cui riduciamo l'uso di energia per riscaldamento del 90%, e dunque possiamo coprire oltre il 50%, puntiamo a 60-70, con rinnovabili, riscaldamento, acqua calda sanitaria. Facciamo protezioni solari esterne, lamelle con delle buone protezioni esterne, ventilazione passante estiva, le zanzariere, ci saranno le finestre, ma ci saranno, questo balcone avrà una zanzariera esterna, diciamo, cioè il balcone sarà protetto e sarà un luogo fresco dove stare d'estate, protetti dagli insetti. Quindi sono tutte cose ovviamente tecnicamente fattibili. E qui il costo è 2.300.000 per 46.000 metri quadri, cioè 500 euro metro quadro per una ristrutturazione di super qualità, di cui il 65% sarà coperto dal conto termico. Quindi si possono fare delle cose di estrema qualità nel settore pubblico e sfruttare. Allora il problema è: se si possono fare, perché non si fanno? C'è tutta una serie di cose che vengono dal livello europeo, in cui la revisione della direttiva ha confuso i termini anziché chiarirli. L'indicatore di prestazione dell'involucro, che era abbozzato nella versione precedente, è stato tolto dall'annex 1 in questa versione, non c'è più tra tutti quelli che possiamo usare, e sarà importante che a livello italiano invece insistiamo ad averlo. I bandi pubblici potrebbero essere un motore di qualità nel mercato delle costruzioni, invece quando facciamo un bando in cui chiediamo qualità non c'è nessuno che partecipa, abbiamo avuto un paio di bandi deserti, perché abbiamo chiesto qualità alle ditte. Ci sono, e perché i bandi ancora sono basati sul massimo ribasso. Introdurre criteri di qualità è una cosa difficilissima per l'amministrazione pubblica, che ha difficoltà a comprendere come, che a prendersi la responsabilità, eccetera. E quindi poi nei prezziari non abbiamo quelle tecnologie che non sono così avanzate, che sono la norma in Trentino o in Austria, qui non le troviamo nei prezziari. E poi quando l'edificio è costruito, gestirlo, mantenerlo, eccetera, è in genere uno spezzatino di tante ditte, di tante responsabilità, eccetera. Non c'è una regia unitaria per cui l'amministrazione verifica, controlla, assegna chiaramente delle funzioni. Andrebbero probabilmente unificate anziché spezzettate in 50 subappalti. E per fare queste cose, ovviamente, anche queste organizzative, occorre capacità organizzativa, occorrono competenze, e quindi di ogni 100 euro spesi in incentivi, probabilmente 20 dovrebbero essere dedicati a formazione e controllo, e così non è come... E poi adesso ci sarà, cioè questi edifici possono essere degli accumuli termici, possono intervenire a gestire la disponibilità variabile dei rinnovabili, ma non c'è ancora un segnale di prezzo. Il capacity market guarda a grandi cose e non a queste piccole. Bisognerebbe fare in modo che il regolatore ci permetta di valorizzare la grande capacità, flessibilità che possiamo ottenere negli edifici se li ristrutturiamo così, valorizzarla come integrazione delle rinnovabili. Ovviamente alcune di queste cose, come la ventilazione notturna, si possono fare, ma si possono fare in un quartiere
silenzioso e con aria pulita, perché senza auto, perché tra l'altro il particolato viene da copertoni, freni, asfalto, e quindi è indipendente dal motore, dipende in modo proporzionale dal numero e dal peso dei veicoli. Quindi pulire l'aria vuol dire probabilmente avere un piano come quello di Parigi, città 15 minuti e 100% ciclabile, che l'amministrazione sta rilanciando dopo aver già ridotto dell'8% in un anno il numero di spostamenti su auto privata l'anno scorso. Ci sono delle opportunità dove far confluire queste cose, chiudo, 20 secondi, a fine anno entrerà in vigore l'obbligo Nearly Zero Energy Building, edifici zero energia, anche per gli edifici privati nuovi e non solo per quelli pubblici, nuove ristrutturazioni. C'è già una discussione su questa cosa, tecnicamente non è fattibile, e invece abbiamo mostrato, insomma, con l'esempio precedente, ma con tanti altri, che tecnicamente è fattibile. Bisogna evitare che, diciamo, si abbassi l'asticella di qui a 12 mesi. Ci sono piani nazionali per il clima, piani nazionali per le ristrutturazioni, la revisione dei criteri ambientali minimi per le amministrazioni pubbliche. A livello europeo abbiamo una nuova commissione, abbiamo un nuovo Parlamento, abbiamo nuovi funzionari a DG Energy. Con queste persone dobbiamo dialogare per tenere alta la barriera, l'asticella europea. E c'è questo tema di un Green New Deal in cui un focus importante sia quello delle ristrutturazioni profonde. C'è una campagna di Renovate Europe e Renovate Italy a cui partecipiamo e che va probabilmente sostenuta per portare dettaglio nel dibattito. Grazie, un intervento molto, molto chiaro nel mettere in evidenza l'ambiguità di alcune delle politiche di sovvenzionamento pubbliche in Italia e dei grandi rischi che in termini di crescita di divari la questione della riqualificazione energetica degli edifici pone. Passo la parola a Federico Zanfi che a nome del gruppo Laura Daglio, Zanfi stesso, Antonio Perrone e Simone Rusci ci parla dell'intervento sul patrimonio residenziale privato come strumento di attenuazione delle diseguaglianze. Sì, buonasera. Noi abbiamo cercato di fare con Laura Daglio, Antonio Perrone e Simone Rusci la seguente cosa: di ragionare su come si può intervenire sul patrimonio residenziale privato provando a tenere insieme due principali obiettivi. Gli obiettivi, diciamo, sociali e prestazionali che le due relazioni che ci hanno preceduto hanno messo a fuoco con chiarezza da un lato, e dall'altro contribuire ad attenuare le forme di diseguaglianza emergente che le relazioni della prima sessione invece hanno messo in luce. Con una premessa importante però che sottolineo, le attività residenziali tendono a seguire la strutturazione organizzativa e produttiva del paese, e queste attività dovrebbero intendersi soprattutto nel campo delle politiche territoriali più come un effetto che come l'oggetto di azioni strategiche. Ciò detto, consapevoli di questo, abbiamo comunque ipotizzato alcune azioni ripercorrendo cose su cui avevamo lavorato negli anni scorsi, anche facendo, diciamo, tesoro di alcune esplorazioni progettuali fatte con gli studenti, sapendo che tali azioni saranno tanto più, diciamo, efficaci quanto più sapranno integrarsi con quello che mi immagino nella sessione 3-4, cioè in tema di servizi, in tema di infrastrutture per la mobilità, verranno, diciamo, messa a fuoco nella giornata di domani. La nostra relazione si articola in 5 punti. Il primo ha a che vedere con le caratteristiche del patrimonio di cui ci occupiamo, che è quantitativamente molto significativo. Alcuni dati sono già stati ricordati prima. Una quota molto significativa è di proprietà di persone fisiche e è, diciamo, tipologicamente, geograficamente molto differenziato. In particolare in relazione alla geografia e della perifericità che sono state
ricordate prima, noi abbiamo riflettuto su alcune principali situazioni in cui il patrimonio residenziale può essere, diciamo, ricondotto, che non corrispondono solo alle tipologie di manufatto, che ovviamente delle caratteristiche tecno-tipologiche specifiche, ma anche a delle condizioni insediative, dei paesaggi dell'abitare, potremmo dire, che sono molto diversi e su cui, vedremo poi, potrà avere senso fare alcune cose e non altre. Se ragioniamo appunto sulle condizioni descritte prima, abbiamo a che fare con alcune famiglie prevalenti. Ciò che ereditiamo dai sistemi insediativi tradizionali, la casa nel borgo o l'edificio rurale isolato, l'appartamento in condominio nel quartiere denso delle città medie e grandi, che sono il terminale delle migrazioni interne, soprattutto dagli anni 50 e 60, la casa di famiglia nell'urbanizzazione diffusa nei distretti industriali, che vede una diffusione particolarmente intensa tra gli anni 60 e 90, non di rado integrata a spazi del lavoro, la seconda casa in località di turismo invernale e estivo, con diverse configurazioni tipologiche, collettiva, individuale, anche con diverse caratteristiche dal punto di vista giuridico, perché una quota significativa di quello che Mariana Filandri ci faceva vedere prima sulle coste ha un'origine abusiva e oggi sta in una situazione dal punto di vista, diciamo, giuridico, diciamo, abbastanza complicata. Quanto vale questo patrimonio e come si sono comportati i valori nell'ultimo decennio? Se guardate questa immagine, guardate in particolare le tre colonnine che colgono, diciamo, valori degli ultimi 10 anni abbondanti, è possibile affermare che la crisi ha solo accentuato alcune dinamiche già in atto. Se si escludono le principali aree metropolitane e le loro immediate cinture, le prime due colonne sulla sinistra, nel resto del paese i valori immobiliari da tempo non superano i livelli, diciamo, i costi di costruzione, e in molte aree periferiche, quelle che vedete qua, neppure quelli di ristrutturazione. Allora, agevolazioni fiscali e detrazioni intese come strategie di rilancio, capite bene che qui appaiono essere dei moltiplicatori di valore molto deboli, e molto deboli appaiono anche in questi contesti gli strumenti di estrazione di liquidità più recentemente messi in atto, come la vendita della nuda proprietà e il prestito ipotecario vitalizio, come potete vedere in questo punto. Si può infine ricordare come questo patrimonio sia oggetto di imposizione fiscale, sia sotto il profilo patrimoniale che su quello reddituale. Questo sistema è fondamentalmente basato sullo strumento catastale e rischia di amplificare le disuguaglianze, poiché i valori sono tendenzialmente inferiori, a volte molto inferiori rispetto ai valori di mercato. Ovviamente quanto più basso il valore di mercato di un immobile, tanto più il valore catastale tende a coincidere con esso, e quindi la tassazione sostanzialmente risponde al valore di mercato e consente vantaggi molto bassi. Viceversa, quanto più alto il valore di mercato, tanto più ampia sarà la differenza con il valore catastale, e quindi il grado di tassazione sarà poco rispondente a questo valore e per difetto, consentendo invece rendite più ampie. Un secondo punto su cui ci siamo concentrati ha a che vedere con le politiche di riqualificazione del patrimonio che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni. Alcune cose sono state già dette, quindi non ci torno, passo veloce, diciamo alcuni valori aggregati. Mi soffermo su due aspetti. Al di là di un indubbio stimolo al settore delle costruzioni, all'emersione del sommerso, eccetera, come è già stato detto, ci sembra che questi provvedimenti sollevino soprattutto due, diciamo, elementi di perplessità. Da un lato, hanno poco, diciamo, centrato l'obiettivo del retrofit intenso, profondo. Questa immagine fa capire come, insomma, gran parte degli interventi abbia avuto a che fare con sostituzione di serramenti e di caldaie, e paia, diciamo, più come, come dire, un intervento che ha aiutato trasformazioni non rinviabili, che seguono il ciclo di obsolescenza del patrimonio o l'adeguamento alla norma, piuttosto che stimolare investimenti tesi a qualificare il patrimonio. E vedete anche qua, insomma, l'incidenza della trasformazione sui serramenti. In secondo luogo, tema molto, diciamo, significativo per la giornata di oggi, è che la loro distribuzione
La geografica è prevalentemente concentrata al nord, sia per quanto riguarda le misure di recupero, sia per quanto riguarda le misure di riqualificazione energetica. Diciamo, questo mostra il rischio di come questo incentivo possa contribuire ad accentuare le disuguaglianze tra territori dinamici, dove l'incentivo si somma al plusvalore già ottenibile dalla trasformazione, viene dunque maggiormente utilizzato, e territori nei quali l'incentivo non è in grado di attivare la convenienza per la trasformazione e dunque viene sostanzialmente perduto. E questo, diciamo, va osservato assieme all'immagine che abbiamo visto prima. Per avere un'idea, diciamo, guardate come si comporta la regione Piemonte, che è una delle regioni, diciamo, che si comportano abbastanza in media, e come confrontata con la regione Campania. Allora, in sintesi, diciamo, queste politiche di incentivo fanno emergere un rischio di spreco, abbiamo detto in questo modo, poiché vengono concepite in modo astratto, senza pensare ai territori specifici, senza una valutazione delle effettive, diciamo, necessità di territori specifici, e quindi delle utilità che, diciamo, un incentivo più finalizzato potrebbe effettivamente perseguire. La tesi, se vogliamo, due principali elementi di innovazione delle politiche che suggeriamo, quindi un'innovazione che parte da una considerazione di ciò che è già in atto. Da un lato, per razionalizzare l'efficienza occorrerebbe superare il carattere di applicabilità generale e operare cioè una specie di territorializzazione di queste politiche fiscali, identificando le porzioni di territorio entro le quali queste misure avrebbero, diciamo, senso, sulla base di alcuni indicatori obiettivi e anche misurabili, superando quindi, diciamo, uno schema di fiscalità lineare e, per dirla nell'accezione adottata da Antonio Perrone, adottando una fiscalità di tipo circolare, in cui il punto di partenza è l'analisi delle necessità specifiche differenziate di ciascun territorio. Un'analisi che ha lo scopo di valutare l'effettiva utilità, che può essere sociale, economica, per l'ambiente, che un intervento fiscale incentivante dovrebbe, diciamo, inseguire. Da un altro lato, si tratterebbe di integrare queste politiche edilizie con altre politiche di tipo economico, sociale e politiche per la messa in sicurezza del territorio, superando la settorialità che queste politiche oggi mantengono. Nella nostra prospettiva, la casa del ceto medio italiano rimane la presa, rimane, diciamo, l'elemento centrale, ma non è l'unico fine. Diventa appunto una presa edilizia, l'abbiamo chiamata così, da cui poter sviluppare delle politiche integrate tese a favorire non solo il rilancio del settore e l'emersione del sommerso, ma ad esempio un uso imprenditivo della casa che sia coerente con alcuni obiettivi di sviluppo ritenuti strategici per alcuni territori, o diciamo, migliorare il rapporto tra stock servito e infrastruttura servente in un quadro di risorse pubbliche in contrazione, eccetera. In altri termini, interrogandosi non solo su quanto è inefficiente questa casa, ma su dove questa casa si trova, chi oggi la possiede e soprattutto chi la potrebbe utilizzare, a che cosa potrebbe servire, una prospettiva di utilità pubblica più esplicita che giustificasse il mancato gettito fiscale che prima alcuni relatori hanno diciamo, segnalato. Allora, per capirci meglio, abbiamo immaginato alcune prospettive di lavoro, sforzandoci anche di atterrare un poco sulle cose, esemplificando con alcuni casi possibili. Il tentativo, dicevo, è quello di ricomporre e rimodulare alcune delle misure fiscali che sono già oggi in atto, cercando di, come detto, renderle più specifiche su alcuni luoghi, al fine di orientare i movimenti dei soggetti attivi secondo alcune prospettive ritenute di volta in volta desiderabili, premiando e accompagnando selettivamente alcune delle loro scelte, scoraggiandone delle altre, assegnando quindi alle misure fiscali uno status di vere e proprie politiche del territorio. Abbiamo provato a organizzare queste quattro prospettive entro una sorta di matrice che si appoggia alla geografia descritta nella sessione 1. Una prima linea che abbiamo intitolato smobilitare gli spazi abitativi sottoutilizzati, riadattandoli e rendendoli più accessibili, potrebbe trovare un ambito di applicazione in quelle che sono state chiamate le aree metropolitane de jure e de facto, laddove si evidenziano disuguaglianze crescenti dentro una dinamica di sviluppo,
Sono situazioni caratterizzate da tensione abitativa, mercati immobiliari piuttosto dinamici e in crescita, e non sono tuttavia esenti da forti differenziazioni di valore interne. E questa linea, diciamo, riguarderebbe un'azione di sostegno all'adattamento tipologico e tecnologico di una casa privata, magari una casa vecchia che ha bisogno di essere efficientata, a condizione che questa casa, diciamo, trasformata o parte di essa venga rimessa sul mercato dell'affitto a condizioni più accessibili, quindi, diciamo, contribuendo a temperare la tensione abitativa che caratterizza quegli specifici mercati. Un esempio, allora, il bene tipico a cui questa strategia potrebbe rivolgersi è l'appartamento di taglio grande, diciamo il condominio anni 50-60, dove oggi una coppia di anziani soli o un anziano mostra difficoltà nel sostenere il peso manutentivo del proprio spazio abitativo e non è in grado di intraprenderne una rifrastrutturazione evoluta. Allora, per situazioni come queste si potrebbe sostenere un'azione diffusa di adattamento tipologico leggero e reversibile degli alloggi grandi. Questo consentirebbe, diciamo, sia di rimettere al lavoro attraverso affitti calmierati alloggi di taglio più piccolo, ma consentirebbe anche, diciamo, sostituire, diciamo, cellule abitative con cellule di servizio in quartieri monofunzionali come spazi diurni per anziani o per bambini. Sotto il profilo dell'imposizione fiscale si potrebbe immaginare una riduzione o esenzione dell'IMU sullo spazio rimesso al lavoro in questo senso, a condizione ovviamente che non si tratti di una prima casa o dell'ATARI. E sotto il profilo delle incentivazioni fiscali si potrebbe immaginare una rimodulazione dell'aliquota della cedolare secca, che oggi è al 21, per un certo numero di anni. Quindi un intervento strutturale sul tributo, ma temporaneo per un certo periodo, cioè legato ad un regime concepito per i percettori di affitto a canone calmierato. Quali sinergie potrebbe stabilire una linea di intervento di questo tipo? Beh, con le agenzie casa che già operano in diverse città italiane, con i servizi sociali e scolastici che potrebbero in alcuni di questi alloggi, diciamo, sviluppare dei progetti pilota, e potrebbe anche, diciamo, dal nostro punto di vista promuovere delle forme premiali nei confronti delle imprese edili più evolute che operano dentro scenari come questo, ad esempio sostegno alla digitalizzazione, all'industrializzazione o all'uso di tecnologie reversibili. Una seconda linea che abbiamo intitolato sostegno alla riabitazione in contesti periferici potrebbe invece trovare un campo di applicazione soprattutto in quei territori che sono stati chiamati dell'Italia di mezzo, in cui si assiste a dinamiche di rallentamento dello sviluppo e a mercati immobiliari in declino, ma potrebbe trovare applicazione anche in territori di aree interne e riguarderebbe un'azione di sostegno ancora all'adeguamento tipologico e tecnologico di alloggi strumentale all'avvio di progetti imprenditoriali giovanili che implicassero, che comprendessero la residenza dell'imprenditore o dell'imprenditrice. Allora, anche in questo caso un esempio, no? Una casa di famiglia in un piccolo centro dell'urbanizzazione diffusa o in un borgo appenninico, in un tratto di urbanizzazione costiera, beh, qui si può sfruttare la malleabilità della casa individuale, la disponibilità di uno spazio aperto privato per promuovere immaginari dell'abitare e del fare imprese alternativi che valorizzino le risorse locali, soprattutto legate ai giovani, quindi, diciamo, uno spazio dove svolgere, oltre alla casa in cui si vive, un'attività di nuovo artigianato, di agricoltura, di turismo e di ricettività. Ancora sotto il profilo fiscale, diciamo, per i proprietari di immobili si potrebbero recuperare le misure citate prima, in quanto all'insediamento delle strutture imprenditoriali giovani si potrebbero adeguare, mantenendone la struttura ma modificando le condizioni di accesso, alcune forme incentivanti che esistono già per le cosiddette start-up innovative. Infine si potrebbe pensare all'adozione di, diciamo, di zone franche, stimolando così una specie di concorrenza fiscale interna, inducendo le imprese a localizzarsi nella zona in cui operano alcuni vantaggi fiscali. In questo caso le sinergie potrebbero essere con la strategia nazionale delle aree interne, linee di sostegno all'imprenditorialità come Resto al Sud, immaginando che imprenditori al di sotto di una certa età possano includere nelle spese oggetto di finanziamento la riqualificazione di un immobile il cui riuso è strumentale all'attività stessa. Antonio De Rossi mi guarda minaccioso, ma ci sono, questo dice, 16 minuti.
Una terza linea, diciamo a fianco di questa seconda, che comunque ancora presuppone l'esistenza di un valore residuo nel bene edilizio e la disponibilità di un capitale da investire, ce ne potrebbe essere una terza, che abbiamo chiamato accompagnamento del declino entro una prospettiva di uso sociale, dedicata ai segmenti di patrimonio meno qualificati, che non incorporano più alcun valore di scambio tangibile, ma che potrebbero ancora liberare un potenziale valore d'uso. Ovviamente si guarda all'Italia di mezzo ancora e a certi pezzi di aree interne. Allora, qui si tratterebbe di mettere a punto misure che aiutassero a riportare certi segmenti di patrimonio residenziale molto scaduti, dove per i proprietari si sono già persi molti livelli di convenienza, entro un sistema locativo formale e sicuro, convenzionando l'adozione di canoni di affitto popolari con forme di garanzie per i proprietari e misure tese a prevenire l'ulteriore declino del bene. Un esempio, velocissimo, i patrimoni di ex seconde case di origine abusiva sui litorali degradati vicini ad alcune grandi città, sotto a Bari, a ovest di Palermo, sopra Napoli, sono diventati oggi in molti casi luoghi di residenza stanziale di diciamo varie categorie di marginalità che in alcuni casi, come nel Casertano ad esempio, hanno generato situazioni di forte ghettizzazione etnica. Allora, in questo caso si può pensare di costruire una sorta di patto con i proprietari che consenta di chiudere procedure di condono che non si chiudono semplicemente perché gli oneri da versare superano oggi il valore del cespite, condizionando queste forme di agevolazione con un uso, dicevo, in affitto e canoni popolari condizionato per perseguire alcune misure di affitto sociale in alcuni territori specifici. E questo, diciamo, Agenzia Casa, Caritas, attività di Sprarsi, Proimi potrebbero costruire delle diciamo interessanti sinergie. Un ultimo punto, velocissimo, è l'ultimo, quello che abbiamo chiamato fuori dal mercato, e dovrebbe riguardare delle situazioni di perifericità, tipicamente alcuni territori dell'Italia di mezzo, delle aree interne, in cui il patrimonio non incontra più alcuna domanda e per cui sono soltanto, diciamo, ipotizzabili alcune misure, abbiamo chiamato misure terminali di estrazione di valore, di uso e valore economico. Una prima linea di lavoro dove ci sono ancora le condizioni per consentire l'utilizzo del bene potrebbe essere quella dell'accordo di comodato d'uso gratuito, che contribuisce a ridurre le situazioni di abbandono che generano degrado e insicurezza nel territorio. Una seconda linea più radicale, più interessante, potrebbe riguardare il patrimonio collocato in ambiti di forte criticità ambientale per fattori di rischio, per fattori di inquinamento, inserito in urbanizzazioni di qualità bassissima che confliggono con vincoli di tutela del paesaggio. Situazioni nelle quali sarebbe opportuno non incentivare interventi di riqualificazione, non finanziare misure per la messa in sicurezza del patrimonio, né stimolare processi di riabitazione. Al contrario, si tratta di immaginare delle misure che incentivino l'accompagnamento del bene, che incontra, se vogliamo, la domanda emergente di rinuncia al titolo di proprietà, e misure di sostegno alla completa rimozione dei manufatti con rinaturalizzazione del sito e riciclo e valorizzazione degli inerti. E qui il caso è una casa estiva sul litorale leccese. Una battuta proprio di conclusione. Abbiamo visto come i 7 incentivi sul patrimonio edilizio e le strategie e gli strumenti fiscali che agiscono su di esso trovi oggi un'applicazione omogenea che si scontra con una diversità territoriale molto marcata e che incrementa la redditività laddove questa è già garantita e che rischia invece di essere inefficace laddove, al contrario, le condizioni economiche non consentono trasformazioni virtuose. Allora, rispetto a questo quadro, la loro diversificazione spaziale, la territorializzazione, come l'abbiamo chiamata noi, non deve apparire come, diciamo, una disparità di trattamento fiscale. Nella nostra prospettiva deve apparire come un primo tentativo di una non più rimandabile perequazione territoriale che sovrapponga alla mappa delle diversità una vera e propria zonizzazione fiscale incentivante, capace di ricomporre insieme le parti più dinamiche del paese con le parti in cui invece il valore non c'è. E per immaginarla, evidentemente, questa perequazione servirebbe uno schema territoriale che consentisse di capire dove ha senso intensificare, dove ha senso alleggerire, dove ha senso promuovere operazioni col segno più, operazioni col segno meno. Un ultimo, è necessario uscire dalla convinzione errata per noi che
queste problematiche siano figlie di una contingenza recente prodotta dalla crisi del 2007, affrontabile con misure emergenziali una tantum. Ecco, abbiamo cercato di spiegare che se osserviamo la questione dei divari attraverso la prospettiva più specifica del patrimonio residenziale privato, beh, comprendiamo che queste dinamiche hanno invece un carattere più strutturale, ben più lungo, e che un cambiamento di rotta non può che trovarsi nell'integrazione tra politiche di settore oggi troppo distanti e nel loro ridisegno di una prospettiva che necessariamente deve avere un periodo lungo. Vi ringrazio. Bene, credo che questa relazione di Federico abbia dato dimostrazione di quanto sia possibile dai lavori presentati nella prima sessione, quindi sulla creazione di nuovi quadri, interpretazioni territoriali, arrivare poi a partire da quelle a mettere a fuoco, penso sempre agli obiettivi della giornata di domani, al primo pomeriggio di domani, a mettere al fuoco delle politiche poi molto anche puntuali, precise, come del resto abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti. Sorvolo Zanfi che si mette a fare le cartine degli appartamenti, questa incursione nell'ICAR 14 che su cui evito commenti. Bene, passiamo la parola all'ultima relazione, edilizia residenziale pubblica, un campo strategico tra case e città, con Francesca Cognetti e Elena Marchigiani, insieme a Stefano Guidarini. Esatto, che non è Stefano, quindi scusate, e Carlo Cellamare, e grazie e Carlo di questo Cellamare, invito, perché ci ha anche un po' permesso di dialogare innanzitutto tra di noi. Insomma, questo gruppo ha ampiamente condiviso questa presentazione. E come vogliamo organizzare questa presentazione? Un po' a partire da tre questioni. Una questione legata all'ERP e a quello che possiamo ipotizzare in termini di geografie nazionali, un secondo punto legata a condizioni attuali e prese di posizione che pensiamo sia utile mettere a fuoco, e un terzo punto, così come un po' ci era stato richiesto, anche relativo a delle prospettive di lavoro, quindi capire come intervenire oggi sul tema dell'ERP in Italia. Una prima questione è relativa a una premessa. Di cosa parliamo quando parliamo di ERP? Parliamo di circa 900.000 alloggi di proprietà pubblica, che sono il 4% dello stock abitativo complessivo del Paese, con punte anche particolari in alcune, in particolare città metropolitane. Uno stock che non è uno stock particolarmente consistente, ma che è significativo se pensiamo che il 19% dello stock abitativo è in affitto. Quindi rispetto al tema dell'affitto, forse il tema dell'ERP è un tema comunque rilevante. È un tema che, come dire, presenta un fortissimo divario tra quella che è l'offerta abitativa e quella che in realtà è la domanda, perché a livello nazionale sono circa 650.000 le domande in attesa, quindi in qualche lista di attesa di graduatoria per la casa pubblica. Questo vuol dire appunto che c'è un fortissimo divario tra offerta e domanda, e a partire da questo una grandissima difficoltà, come è stato sottolineato anche in altri campi, ma di disporre di un quadro che a livello nazionale restituisca una territorializzazione del patrimonio ERP e delle sue condizioni spaziali di chi lo abita. Cioè non abbiamo delle immagini che raffigurano il patrimonio e tantomeno la relazione tra patrimonio e abitanti. Un quadro della domanda che andrebbe riattualizzato. Ad esempio anche la classificazione dei comuni ad alta tensione abitativa è datata e non corrisponde all'articolazione attuale, ma di fatto performa le politiche pubbliche. Le informazioni che abbiamo sono frammentate e tendenzialmente contenute all'interno di database delle singole aziende per la casa. Quello che troviamo oggi sono alcune, diciamo, dei campioni di mappature contestuali prodotte sia sul fronte della ricerca,
ad esempio la ricerca che era stata coordinata da Paola Di Biagi a livello nazionale, ormai datata 2005-2008, oppure alcune immagini ricostruite dall'Osservatorio Permanente dell'Edilizia Residenziale Pubblica, promosso da Federcasa, che di fatto non costruiscono mai dei quadri nazionali, ma sono delle sorte di carotaggi rispetto ad alcune situazioni specifiche. Quindi, come dire, possiamo avanzare delle ipotesi in assenza di un quadro di riferimento nazionale dal punto di vista di una... Non possiamo farvi vedere una mappatura, ecco. L'ipotesi è che la consistenza materiale dell'ERP è concentrata principalmente nei comuni capoluogo di provincia. Il ruolo che l'ERP può svolgere come perno, riferimento per la costruzione di politiche e progetti abitativi contro le diseguaglianze, ci sembra oggi continuare ad essere più significativo nei contesti di frangia delle aree metropolitane e delle città medie. Sicuramente in situazioni urbane disperse il peso dell'ERP si assottiglia, anche come capacità di costituire una valida alternativa all'abitare di proprietà o in affitto sul mercato. Ciò non toglie che forse ci siano delle sperimentazioni interessanti che invece ragionano proprio sul rilancio di alcuni patrimoni residenziali pubblici in contesti di piccole dimensioni. Alcune questioni di quadro che ci sembra utile mettere a fuoco prima di passare alla dimensione delle politiche. Allora, innanzitutto il tema che come è già stato ampiamente detto prima, in Italia di fatto non manca una politica abitativa, ma una politica che si è molto concentrata sul tema della casa in proprietà, ad esempio attraverso politiche di defiscalizzazione della prima casa. E di fatto l'ERP è diventato sempre di più un comparto residuale, una modalità di intervento residuale in dismissione, anche a partire da una costante ritrazione dell'intervento pubblico diretto, ad esempio legato ai fondi GESCALD. Noi pensiamo che da questo punto di vista bisognerebbe un po' ragionare su una responsabilità politica rispetto a questo tema, perché a fronte di una richiesta in costante aumento legata a un'emergenza abitativa che conosciamo, ci sono stati dei processi di alienazione molto importanti che dal 93, grazie alla legge 560 appunto del 93, hanno determinato la perdita di oltre il 22% del patrimonio pubblico. Oltre a questa perdita si è anche alienato male, creando dei condomini misti e quindi delle situazioni molto complicate dal punto di vista della gestione. Cioè, le alienazioni sono spesso state in assenza di una strategia complessiva a livello urbano, ma legate ai singoli appartamenti. Su questo trend hanno sicuramente influito anche gli scopi perseguiti dalle agenzie per la casa, che sono sempre più legati a degli obiettivi di autonomia imprenditoriale, patrimoniale e finanziaria. E questo evidentemente, insomma, entra in contraddizione in parte con una politica per la casa che è anche ancora una politica di welfare. Queste due cose insieme facciamo un po' fatica a tenerle. E casi frequenti di mala politica. Sappiamo bene come a volte i quartieri edilizia pubblica siano anche dei grandi serbatoi, ad esempio in periodo di elezioni. Quindi dal nostro punto di vista bisogna iniziare a dire fortemente che sarebbe utile non alienare il patrimonio pubblico già disponibile, ma anzi ampliarlo e quindi tornare a un forte investimento da parte delle istituzioni pubbliche competenti, sia economico sia di procedure politiche. Questo sembra scontato, ma di fatto guardando ai trend scontato non lo è. Ci sembra che esista il rischio di liquidare troppo in fretta una tradizione di politiche di progettualità pubbliche che è indispensabile rimettere al centro e ripensare anche attraverso un dibattito pubblico qualificato e rinnovato e quindi riparlare di edilizia pubblica come una grande risorsa per le nostre città. C'è poi un tema importante dal nostro punto di vista legato a quello che si può anche chiamare un patrimonio fatto di vuoti più o meno regolari, nel senso che nell'edilizia pubblica è regolarmente assegnato circa l'86% del patrimonio e questo vuol dire che all'incirca 100.000 abitazioni non sono assegnate regolarmente perché sono sfitte oppure occupate abusivamente. Questo è un grande patrimonio da ripensare, ecco,
e sarà uno dei punti legato alle politiche che proponiamo, ma c'è anche tutto un tema di manutenzione. Nelle città metropolitane circa il 40% degli alloggi è stato realizzato antecedentemente agli anni 70, richiede quindi manutenzione. Sia dal punto di vista energetico, come abbiamo visto, ma anche sul taglio degli alloggi, spesso non più adeguati al tipo di domanda che oggi si pone all'interno dell'edilizia pubblica. Ad oggi alcuni esiti incerti di alcune leggi, ad esempio la legge 80 del 2014 che proponeva dei finanziamenti alle manutenzioni ordinarie degli alloggi. Questo dal nostro punto di vista vuol dire che c'è un margine importante nella gestione ordinaria dell'ERP. Anche in rapporto alla definizione e gestione di graduatorie di situazioni di opacità e scarsa legalità. In molti quartieri ERP l'emergere dinamiche di appropriazione e occupazione abusivo spesso si lega a un vuoto gestionale e a una presenza del pubblico che è una presenza molto ambigua. Un altro tema è legato al fatto che quindi vorremmo mettere l'accento su un'idea di ERP come bene pubblico da curare e mantenere quotidianamente anche in collaborazione con gli inquilini, e anche in questo caso poi torniamo un po' dal punto di vista delle politiche. Quartieri ERP non vuol dire solo casa, è importante ricordare che spesso l'ERP sono stati interi quartieri costruiti all'interno delle nostre città e quindi guardare all'ERP anche in termini di dotazione di attrezzature urbane. Spesso i processi di degrado e di sottoutilizzo sono legati a un ricco patrimonio di spazi e attrezzature di interesse collettive realizzate all'interno dei quartieri, che erano anche, come dire, delle attrezzature per la città, non solo per questi quartieri di edilizia pubblica. Spesso il degrado è oggi uno dei fattori che contribuisce all'isolamento e allo stigma di questi quartieri, di chi li abita. Il degrado di queste attrezzature potrebbero essere lette come una grande risorsa non solo per questi quartieri. Il tema della rigenerazione urbana è un altro tema su cui vorremmo mettere l'accento, è legata all'idea, al fatto che ci sembra di osservare come i quartieri ERP dovrebbero essere identificati come una componente di più ampie strategie di rigenerazione urbana, che invece sono venute progressivamente meno. Dopo la stagione dei contratti di quartiere ci sono state alcune politiche, anche negli anni più recenti, ad esempio il Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate, che hanno posto l'accento solo in parte sul tema dell'ERP, ma più in generale sulla questione delle periferie. Sono sporadici i programmi e le politiche urbane che sviluppano azioni nei quartieri da una prospettiva di integrazione tra casa, supporto alla persona, dotazione, accesso ai servizi. Quindi una centratura sulla costruzione di programmi complessi integrati di rigenerazione urbana, in cui i quartieri pubblici dovrebbero essere rimessi al centro, reinvestiti di un ruolo strategico all'interno di processi più ampi, con un'attenzione alle dimensioni dell'abitare, non solo fisiche, ma anche legate alla costruzione di opportunità di lavoro e di economie locali. Ultime due questioni che sottolineo prima di passare la parola a Elena Marchigiani. Siamo sicuramente all'interno di una nuova stagione di politiche abitative, non solo l'ERP ma anche l'housing sociale, e questo quindi, come dire, c'è stato un ampliamento dell'idea di casa pubblica, e con l'housing sociale si è inteso intercettare domande abitative comunque presenti e crescenti all'interno delle nostre città, come sappiamo bene, con un'attenzione alla sostenibilità sociale ma anche economica di queste operazioni. Queste operazioni dal nostro punto di vista hanno rappresentato soluzioni di interesse, anche se, a parte le situazioni urbane più dinamiche, la loro tenuta è oggi di frequente messa a dura prova anche da condizioni di stallo del mercato abitativo. Di fatto quello che ci sembra essere un rischio è che gli interventi di housing sociale non siano tanto degli interventi complementari ma sostitutivi a quelli che sono gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica, e quindi che questa estensione del campo delle politiche abitative non abbia veda un po' il rischio di non rispondere a quelle che sono delle forme radicate di disagio all'interno dei contesti urbani. Sarebbe interessante ragionare in termini di complementarietà di questi due interventi, ma questo spesso non succede.
L'ultima cosa che un po' dico in termini di principi generali su cui ci interessa mettere l'accento è il fatto che ci sembra che si aprano nuovi campi operativi all'interno dei quali il tema della regia pubblica sia un tema da mettere al centro per la costruzione di un sistema di offerta unitario ma differenziato e di una filiera di interventi di politiche abitative a regia pubblica che riesca a coprire un'ampia gamma di bisogni. Si tratta di un quadro articolato di attori che però non deve essere occasione di delega e di delega da parte dell'attore pubblico, ma piuttosto una sorta di nuova piattaforma in cui diversi attori possono contribuire alla costruzione di politiche abitative e in cui dal nostro punto di vista anche gli abitanti possono giocare un nuovo ruolo. Quindi adesso abbiamo, dopo avervi detto un po' insomma quali ci sembrano essere dei principi, proviamo anche a raccontarvi delle prospettive di lavoro che ci piacerebbe porre un po' alla discussione. Grazie. Allora, lo sforzo che abbiamo fatto nell'individuare delle prospettive è proprio quello di pensare anche come si possano razionalizzare alcune modalità di gestione anche ordinario, cioè in un qualche modo partendo proprio dalla riorganizzazione di quello che c'è, delle procedure che oggi gestiscono l'edilizia residenziale pubblica come un punto di avvio di ancoraggio, fermo restando che non crediamo che questo sia sufficiente. Nelle prospettive faremo dei riferimenti, appunto, come si diceva, come Francesca diceva all'inizio, vaghi, tentativi alla classificazione nelle tre tipologie di aree, proprio perché non avendo, come dire, una base conoscitiva possiamo fare delle ipotesi che ci piacerebbe poi discutere. Diciamo che ci sembrava di poter individuare quattro punti. C'è bisogno, come vedremo, di rivedere alcune norme, proprio l'operatività anche delle aziende, agenzie per la casa, c'è un bisogno di costruire, di radicare le scelte e le politiche in una rinnovata conoscenza, questo è un appello mi sembra ricorrente, no? Delle differenze, delle condizioni territoriali. C'è un tema importante di come lavorare sull'esistente, abbiamo visto vuoti, problemi di manutenzione eccetera, ma ci sono anche delle prospettive per ampliare il patrimonio anche con meccanismi abbastanza normali. Non spaventatevi per tutta questa scrittura perché cercherò di ma serviva a noi. Diciamo ci sono tante differenze nei modi di gestire e di articolare appunto soggetti, agenzie, aziende, quindi competenze distribuite tra Stato, regioni, comuni, aziende per la casa, diversi tipi di soggetti gestori, diverse leggi, regolamenti e procedure appunto di conduzione dell'ERP. La loro effettiva rispondenza a quelle che sono le esigenze, le domande dei territori, i bisogni dei territori, diciamo che a dir poco è dubbia, quindi andrebbe in un qualche modo sottoposta ad analisi. Manca sicuramente un osservatorio nazionale permanente, perché anche il riferimento a cui si faceva all'osservatorio che è in corso di costruzione da parte di Federcasa e Nomisma, in realtà è un osservatorio che ha delle finalità un po' diverse da quelle a cui noi facciamo appello adesso, a fronte in realtà di un bisogno proprio di ripensare le procedure anche di gestione, di assegnazione, tutto il tema delle graduatorie anche rispetto alle diverse situazioni territoriali. Allora riteniamo importanti, appunto cerchiamo ogni volta di dare delle indicazioni, allora, che ci sia bisogno oggi più che mai di costituire una sede nazionale permanente di confronto tra diversi attori rilevanti sul tema della casa. C'è stato uno sporadico tentativo che non è stato portato avanti, in cui appunto regioni, comuni, sindacati si possano confrontare, anche perché poi le regioni nel frattempo, come in tutte le legislazioni in materia di governo del territorio, sono andate avanti con errori, esperienze positive e negative
crediamo che questo sia, sia importante metterlo in discussione. Ripensare però anche la fiscalità sull'ERP, si è parlato tanto, c'è un sovraccarico di fiscalità, guardando solo il bilancio dell'ATER di Trieste, che conosco, insomma più di 5.385.000 euro di tasse versate a Stato, Regione e Comune, a fronte di 15 milioni di euro investiti in interventi edilizi in un anno. Quindi qualcosa, no, non funziona. C'è però anche un tema, appunto, di integrare per programmare, quindi sicuramente bisogna anche di ripensare alla funzionalità delle stesse agenzie per la casa, quindi, quindi appunto come gestiscono i loro bilanci, qual è il tema, no? Sono agenzie che dovrebbero essere pubbliche, quindi un rientro in pareggio, che però non è sempre così, quindi anche un controllo delle differenze territoriali forse e di come vengono diversamente gestite. D'altra parte anche il tema, diciamo, della messa a tema della casa come parte di una politica di welfare, quindi il ruolo anche delle agenzie per la casa all'interno di un parterre di attori e di istituzioni pubbliche che dovrebbero affrontare il tema dell'abitare in maniera più, più integrata. Ci sono degli esempi, ma insomma... Il tema delle conoscenze per le politiche, certo, allora se questo diciamo è un po' un quadro più a livello nazionale, sicuramente anche a livello locale, vedremo poi anche rispetto a tutta una serie di misure, diciamo che ci vorrebbero delle mappe. Ci vorrebbero delle mappe più attente di qual è lo stato, gli assetti spaziali e gestionali del patrimonio, al di là degli indici, no? Delle, quindi vedere com'è disposto questo territorio, questo patrimonio, qual è il livello anche di stato patrimoniale rispetto alla sua territorializzazione, e un incrocio non solo di questi dati, ma anche con quelle, tutte le misure che sono rivolte alle persone. Quindi la casa è parte di una serie di misure di welfare che spesso vanno a battere sulle stesse persone senza un controllo, quindi tutta una serie di aiuti, di forme di assistenza, ecco. Quindi come fare in questo senso? Pensiamo che sia importante che si integri nei sistemi informativi anche che hanno le varie, no, le pubbliche amministrazioni. Pensiamo però anche che sia importante poi il confronto su alcune situazioni locali, cioè soprattutto quando ci si trova in situazioni di extra legalità. Sono state sperimentate in diverse città anche tavoli integrati che cercano quindi di mettere a sistema la conoscenza, ma crediamo anche che la presenza nei territori, quindi la presenza veramente delle istituzioni all'interno dei territori a contatto con queste situazioni, produca conoscenza ma anche possa produrre delle soluzioni. Si sta continuamente parlando appunto della necessità di istituire degli spazi fisici stabili di dialogo, di confronto, di coprogettazione, soprattutto avendo visto, no, quali e quante sono le condizioni anche, come dire, di estra legalità o comunque di anormalità nella gestione di questi patrimoni, e quindi questo crediamo che sia un altro aspetto, quindi non solo una conoscenza, diciamo, di dati, ma anche una conoscenza diretta. Per quanto riguarda poi appunto tutto il tema della gestione ordinaria, diciamo che ovviamente questo è un tema su cui molto si può fare, cioè tornare a ben gestire questi patrimoni, è più facile a dirsi che a farsi, però è un tema importante, per cercare di appunto controllare meglio i requisiti di assegnazione, la permanenza di questi requisiti per rimanere in graduatoria, rivedere, ritarare anche sui valori del mercato i canoni minimi. Se guardiamo i canoni minimi dell'affitto stabiliti dalle varie agenzie, abbiamo delle divergenze sul territorio la cui, come dire, rispondenza alle condizioni locali di mercato talvolta è dubbia. Quali possono essere, appunto, si diceva, molti, una presenza di alloggi sfitti, una presenza, ecco, ci si è molto riempiti anche, diciamo, la bocca con il tema dell'auto, autorecupero, automanutenzione. Crediamo che questi siano percorsi che sono, come dire, perseguibili,
ma hanno bisogno di determinate condizioni, che sono condizioni innanzitutto di tarare questi interventi rispetto al patrimonio, quindi non pensare che l'autorecupero si possa fare ovunque né che l'automanutenzione si possa fare ovunque. Ci sono dei meccanismi di scala e delle, anche perché richiedono un forte sforzo da parte degli inquilini. Ci vogliono delle garanzie pubbliche, perché comunque, per quanto uno si rivolga a persone che non sono proprio, come dire, prime in graduatoria, comunque non possono accedere a meccanismi di prestito. Ci vogliono nuove norme anche dal punto di vista della sicurezza dei cantieri, appunto ripensare anche dell'economia di scala. Quindi anche qui, altro tema che ci interessava, interessante mettere all'attenzione, è che mix sociale, insomma, diciamo, il mix può essere un servizio, nel senso che provare ad articolare forme di coabitazione, ma questo può anche dare ragione alla costruzione di programmi in cui forme di housing sociale e forme di ERP possono convivere e anche imparare reciprocamente, può aiutare anche alla conduzione di situazioni dal punto di vista sociale complesse. Forme di condomini solidali, alberghi sociali, mix di residenzialità temporanea e domiciliarità avanzata sono già state sperimentate e offrono al contempo soluzioni abitative temporanee per determinati tipi di utenza, nello stesso tempo servizi. Anche qui ovviamente si possono, un altro tema è non solo quindi il mix, diciamo, di abitanti che a loro volta prestano servizi, ma anche un diverso utilizzo di spazi accessori all'interno dell'abitare, che ancora una volta può aiutare a immaginare e all'integrazione di nuovi servizi all'interno, ma anche di nuove occupazioni economiche, di nuove opportunità economiche. Ovviamente anche qui c'è bisogno di nuove norme, c'è bisogno di poter comporre le graduatorie, c'è bisogno di gestire in maniera diversa. Il tema appunto della rigenerazione, no? A cui faceva riferimento Francesca, diciamo i quartieri come luoghi di potenzialità, no? Come luoghi, banalmente sono dei patrimoni, appunto, come si diceva, sono un patrimonio di proprietà pubbliche, di attrezzature e di spazi. Perfetto Massimo, ce la facciamo. E quindi per questo dovrebbero tornare ad essere al centro di politiche e programmi, ma anche qui ovviamente bisogna capire come comporre queste cose, quindi certo finanziamenti anche di carattere nazionale dedicati, ma questo poi richiede, perché siano radicati e diano dei risultati sul tempo lungo, la capacità anche a livello locale di, come dire, sincronizzare quelle che sono le politiche ordinarie su questi programmi, amplificarne gli effetti e non semplicemente giustapporli. Come ampliare, quindi arriviamo un po' all'ultima parte, come ampliare l'offerta, diciamo, di casa sociale, quindi in senso ampio? Beh, ci sono anche gli strumenti della pianificazione ordinaria, cioè questo si può fare anche attraverso i piani regolatori, nel senso che ci sono delle esperienze che appunto permettono negli ambiti di ristrutturazione e trasformazione, no, richiedono come standard, come dire, la locazione per un certo tempo e poi la cessione a uso appunto ERP o ERP, direi, di una quota parte del patrimonio, e qui forse anche una revisione degli standard urbanistici in questo senso potrebbe essere utile. Quindi ci sono degli strumenti ordinari, le tecniche urbanistiche. Per quanto riguarda un altro aspetto che ci sembrava importante, sempre per ampliare il patrimonio, ci sono tantissimi patrimoni pubblici dismessi o sottoutilizzati, e questa è una misura particolarmente interessante anche nelle aree, come dire, a dinamiche più lente, dove quindi ogni tentativo di valorizzazione, di cartolarizzazione inevitabilmente non trova eco. Pensiamo solo alle residenze di proprietà, no, del demanio militare,
cioè spesso sono anche in condizioni, su, cioè sono state comunque svuotate da poco, quindi hanno anche bisogno di interventi di ristrutturazione più limitati. Stiamo andando rapidissimamente. Poi un altro tema, stiamo chiudendo, è anche quello a cui faceva riferimento anche il gruppo di Federico prima, cioè di nuove, come dire, alleanze anche con i piccoli proprietari. Ci sono esperienze di agenzie sociali per l'affitto, quindi di che non è il banale incontro, luogo di incontro tra la domanda e l'offerta, ma siccome vai a lavorare su un margine veramente molto risicato di possibilità, sia da parte dei piccoli proprietari di intervenire sulla ristrutturazione, ma anche di avere delle garanzie, no, contro situazioni di morosità, ovviamente anche su questo ci vuole un investimento, ci vogliono delle garanzie che siano stabili nel tempo. Quindi tutte queste operazioni, in realtà, quello che volevamo mettere in evidenza, richiedono quello che dicevamo, no, un lavoro che vada in parallelo sulle norme, sulle procedure, su un quadro di finanziamenti certi che si modulino, abbiamo visto, su diversi tipi di intervento, che sono appunto fondi di garanzia, sono fondi dedicati a programmi di manutenzione o ristrutturazione che abbiano una continuità nel tempo, ma anche appunto, come volevamo e speriamo di aver comunicato, un modo diverso di gestire questo patrimonio, no? Più come dire, a progetto e non semplicemente a settore. E volevamo, scusate, ringraziare le persone con cui abbiamo dialogato, perché oltre al nostro gruppo abbiamo parlato con Angela Barbanente, Giovanni Magnano, Elena Maranghi, Elena Molignoni e Liliana Padovani. Grazie. Bene, grazie Francesca. Elena, ringrazio Elena di aver toccato nella parte finale forse il piccolo tema, che piccolo grande tema che è mancato nelle relazioni di questa parte, cioè tutti gli altri patrimoni, diciamo, pubblici e collettivi, che hanno anche una rilevanza quantitativa a livello poi locale e di possibili azioni, di possibilità di incidere, molto più rilevante di quello che certe volte pensiamo. E c'è un altro tema che io credo poi sia quello decisivo, che molti, anche se la situazione è a macchia di leopardo, molte delle agenzie territoriali per la casa, degli enti che si ritrovano a gestire, sono state oggetto ovviamente di un depauperamento di risorse umane e intellettuali molto forte. Poi questo varia territorialmente, e qui c'è uno dei temi, io credo, di ingaggio e di intreccio con con le proposte del Forum Diseguaglianze e Diversità, sulla necessità di introdurre nuove competenze, nuove figure all'interno poi delle macchine di gestione dei beni collettivi e pubblici, che è, io credo, poi uno dei temi dirimenti per riuscire ovviamente a mettere in campo le politiche.